Buonasera. Buonasera amici di Teleromagna, benvenuti alla quinta puntata di Emozioni Tradizioni. Anche questa sera una puntata straordinaria dedicata a un grande musicista, a un grande artista. Sto parlando della storia della musica di Carlo Baiardi. Allora, amici, grazie prima di tutto per l'affetto che ci regalate, perché ogni venerdì siete in tantissimi a seguire questa seconda edizione di Emozioni e Tradizioni, ma soprattutto siete tanti a mandare i vostri messaggini, perché state già votando il brano preferito delle nostre puntate e lo dovete fare anche questa sera. Mi raccomando, dopo vi faremo vedere il numero WhatsApp. Una cosa importante, lo ripeto, nello sfinimento, vi voglio sfinire, perché non dovete telefonare, dovete solo mandare un messaggino dedicato alla musica e alla storia del grande artista che parliamo in queste puntate, e anche dedicata alle scuole di ballo, perché anche questa sera abbiamo una grande scuola di ballo che non vogliamo scoprire adesso, ma vi verrà narrato dalla nostra Federica Mosconi. Ma adesso è il momento di partire ufficialmente con questa quinta puntata di Emozioni e Tradizioni dedicata a Carlo Baiardi. Vai Federica. Carlo Antonio Baiardi, detto Carlo, nasce a Sant'Angelo di Gatteo l'8 aprile del 1915. A 14 anni esordisce con l'orchestra Bertaccini di Savignano sul Rubicone. Oltre al sax, si diletta anche con fisarmonica e clarinetto. Dopo alcune vicissitudini, durante la Seconda Guerra Mondiale nel 1947, entra nell'orchestra di Secondo Casadei e vi rimane ben 15 anni, dove incide grandi assoli per sax, come Giuliana Olga, Pino F, Egisto B, Silvana Tramonto e tanti altri. Nel 1962 fonda la sua orchestra con grandi musicisti: Tiberio Marani, Del Volto Argelli, Pino Zampa, Jack Montanari ed altri, e nascono successi come Ricordo Romagnolo, Miss Italia, La Polchetta, Novello, Marisa, Arcobaleno sul mare, inciso al sax da Enrico Muccioli, oltre ai brani scritti dal maestro Ferrer Rossi. Nel 1972 entra in orchestra il figlio Egisto, e l'orchestra si chiamerà Carlo ed Egisto Baiardi. Grazie Federica, che bella narrazione, questa è la storia del grande maestro Carlo Baiardi. Allora, per fare della grande musica ci vuole una grande orchestra, e questa sera, come sempre, ho il piacere di presentarvi i miei grandi musicisti. Allora, gli facciamo un bel applauso perché se lo meritano. Partiamo sempre da lui, dal bomber, quello che dà ritmo alla serata, è il nostro batterista doc Andrea Piva. Al basso, al basso, da Pinarella, lo voglio dire, non l'ho mai detto, da Pinarella. Paolo Rinaldini. Ciao Paul. Infatti si vede che lui è di Pinarella, perché incomincia ad avere una leggera abbronzatura, anche se fa freschino, però lui fa le sue passeggiate nella pineta, nella spiaggia, e ha già questa leggera abbronzatura. Andiamo dietro, il maestro Massimiliano Lombini alla tromba. Ciao Max. Alle tastiere, è lui o non è lui? Certo che è lui, il maestro Roberto Morganti. Lo so, ormai ho creato un divo, ma un divo perché se lo merita. È un grande chitarrista, un bel ragazzo. Oggi lo vedo un po' così, sulle sue, ma ragazzi, l'amore è pesante per lui. Andrea Giova alla chitarra! Sono birbo? Parecchio, ma ha detto che, perché non è microfonato, ha detto parecchio, sono birbo. Allora, facciamo così, intanto ringrazio e saluto tutto lo staff di Emozioni e Tradizioni, Alf, Renato, Luca, Ivo Poggi alla regia audio e Marco Bernabini alla regia video. Poi naturalmente il grazie più grande va a Teleromagna, a Publisole
e a Orogel che ci dà la possibilità anche quest'anno di fare questa seconda edizione di Emozioni Tradizioni. Allora, adesso vogliamo andare a conoscere i due grandi solisti che questa sera omaggeranno la storia e la musica del maestro Carlo Baiardi e la grande scuola di ballo che ci è venuta a trovare in questa quinta puntata di Emozioni Tradizioni. Ci trasferiamo al bar della Valera Rubicone da Novella e Federica Mosconi. Prego ragazze, bentrovate! Grazie Luca, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Emozioni e Tradizioni. Lascio la parola a Federica che vi presenterà i protagonisti di questa puntata. Grazie Novella, per voi questa sera che abbiamo Claudio Zanardo. Nasce il 1° maggio del 1964 a Sassuolo da papà Emilio e mamma Rosanna. A circa 10 anni il papà Emilio, ascoltando un disco di Fausto Papetti, gli disse che gli sarebbe piaciuto che lui studiasse musica ed in particolare modo il sassofono. Venuto a conoscenza di un insegnante di violino e sassofono di Sassuolo, Sante Biagini, comincia ad appassionarsi e studiare musica. All'età di 14 anni, con alcuni amici, forma il primo gruppo musicale chiamato I Folletti del Liscio. A 16 anni approda all'Accademia Musicale alla Bianca sotto la guida del maestro Weiner Cesare Tagliazzucchi, perfezionandosi in sax moderno con il maestro Leo Bruni. Nel 1981 entra a far parte dell'orchestra di Cherubino Comini e successivamente nell'orchestra Blue Music di Ettore Moglia. Nel 1983 comincia la vera professione con l'orchestra Gli Zeta, un'esperienza di 12 anni passati a calcare palchi importanti in tutta Italia, con apparizioni televisive, quali Domenica In e il primo festival delle orchestre da ballo. Nel 1995 entra nell'orchestra Renzo e Luana, un grande gruppo formato da 10 validissimi musicisti, e ci rimane per ben 6 anni. Nel 2001 viene contattato da Sigfrido Paganelli, manager responsabile dell'orchestra Borghesi. Nell'orchestra Borghesi approfondisce in pieno quella che è la musica romagnola tradizionale e ne diventa protagonista, incidendo diversi album e portando a successo brani per sax scritti dal maestro Borghesi. Nel 2002 esce il suo primo album da solista dal titolo A Chiara, brano dedicato alla figlia. Nel 2013 l'incontro con Tiziano Ghinazzi e comincia così una nuova avventura che lo stimola anche come autore e da lì a poco nasce un grande successo come Con tutto l'amore, grazie anche alla collaborazione con Massimo Tagliata. Nel 2020 esce il secondo album da solista dal titolo Fuoco e Passione e la storia continua. E noi andiamo avanti con Luca Calbucci. Nasce il 12 luglio del 1975 a Cesena, da papà Antonio e mamma Vincenza. A circa 8 anni, siccome il papà Antonio da ragazzo suonava il sassofono, presentatasi l'occasione di frequentare i corsi della banda, ha iniziato a studiare musica, per poi suonare il clarinetto perché c'era bisogno nel complesso bandistico e poi gli dissero: dopo saprai suonare anche il sax. A 14 anni si iscrive al Conservatorio di Musica Bruno Maderna di Cesena, nella classe di clarinetto del professor Bruno Bergami e porta a termine gli studi nel 1996. Per 3 anni milita come clarinettista nel complesso Caffè Concerto Strauss di Cesena, calcando palchi e teatri d'Italia ed Europa. Nel 2001 approda nel mondo della musica da ballo col gruppo Baiardi e Macarena. Nel 2003 entra a far parte dell'orchestra Borghesi, gruppo in cui si forma come clarinettista da ballo e non solo. Trascorre fantastici anni facendo esperienza e girando l'Italia. Nel 2006 entra con l'orchestra Renzo e Luana. Nel 2012 decide di fare una pausa di riflessione dedicandosi ad altro, pur rimanendo sulle scene musicali come freelance. Nel 2017 torna a fare il professionista e grazie al maestro Vincenzi entra a far parte dell'orchestra. Ad oggi collabora ancora con diverse orchestre, pur facendo un altro lavoro al di fuori delle scene musicali. Ed ora per voi il New Dance Club. Nasce nel 2000 da un'idea di Fabio Stefanelli e Stefania Orlati, in collaborazione con i grandi maestri come Eros Giacomoni e Anna Scarpa.
Il nome prende spunto dal grandissimo e famosissimo gruppo di Eros e Anna, il New Dance Varietà di Cotignola. Il gruppo prende vita con l'intento di promuovere e divulgare il folklore romagnolo in tutti i suoi aspetti di ballo, di fruste ed anche di vita culturale. Col passare degli anni, le coppie sono sempre aumentate in tutti i livelli di età, sino a raggiungere risultati soddisfacenti ed un ritorno verso le nostre tradizioni. Tutte le coppie del New Dance partecipano a gare nazionali di danze folk, ottenendo ottimi risultati. Il gruppo si esibisce durante le serate estive, nelle feste e piazze locali, ed anche fuori regione. Ha portato il folklore in Germania, Ungheria, Francia, Grecia, Croazia e in parecchie trasmissioni televisive locali e nazionali. E adesso la grande tradizione Baiardi! Thank you.
Che spettacolo! I ballerini della New Dance Company! E soprattutto, guardate chi c'è alle mie spalle, sono loro, Luca Calbucci e Claudio Zanardo! Ciao ragazzi, venite qua davanti con me, venite, venite, anche col sax, ma Anna, no, ma non ti preoccupare. Che bello. Allora, intanto, naturalmente, dopo avremo modo di salutare i maestri. Ciao, Fabio e Stefania. Ciao Luca. Ciao Luchino. Tutto bene? Ma state bene voi? Sei elegante, come sei, mamma mia, ringiovanisci sempre di più. Tutto a posto. Guarda te. Ma che bello, anche no, bello. Complimento. È un complimento, non si può neanche fare un complimento. Non lo so. Cioè, ma sempre diffidente. Ma posso parlare? No, vabbè, ti abbiamo solo detto. Cioè, volevo presentarvi in un modo, invece avete rovinato tutto. No, ma siamo cordiali, vedi, noi ci siamo cordiali. Sì, ma le mani addosso, ma no, mi dà ma fastidio. Portico che porta bene. Toccare Luca perché facciamo un applauso a questi due mattacchioni, ma soprattutto a questi due grandi solisti, Claudio Zanardo e Luca Calbucci. Grazie per essere con noi anche in questa seconda edizione di Emozioni e Tradizioni. Questa sera parliamo di Carlo Baiardi. Mm-hmm. Voglio anche ricordarvi subito che noi naturalmente con Luca e Claudio ci ritroveremo più avanti, perché questa sera magari è un modo di parlare con Luca, perché lui ha militato nell'orchestra Baiardi, ma quando ritorneranno parleremo di Germano Montefiori, uno degli idoli di Claudio Zanardo. Poi magari ci racconterà in quella puntata anche qualche aneddoto legato al grande Germano. Ma stasera però ufficialmente parliamo di Carlo Baiardi. Luca, tu hai avuto questa esperienza nel 2001, sì. 2001 e diciamo c'era già questa trasformazione dell'orchestra Baiardi. Sì. Baiardi di Macarena. Sì, era un ringiovanirsi, diciamo. Sì, sì, E Gisto aveva abbandonato, esatto. O stava abbandonando? Aveva già abbandonato. Aveva abbandonato. Come è stata questa avventura? Tra l'altro, con quell'occasione per salutare Giorgio e Augusto Nanni, fratelli che erano, Nanni, esatto. Avevano loro insomma la gestione dell'orchestra del nome Baiardi in quel momento. E ti dirò, è stata una bellissima esperienza, chiaramente era leggermente più votata verso questo cambiamento che dicevi. Sì, verso, esatto. Verso il moderno. Anni, negli anni del cambiamento. Dove... Però c'era una parte di repertorio sempre fedele al liscio di Carlo Baiardi, che chiaramente noi andavamo in Veneto ovunque, quindi sai che in Veneto lui era strafamoso. Sì. Diciamo quindi, che forse era l'orchestra più quotata negli anni 70-80, sì, in Veneto, più di Casadei, la vera Romagna, Nicolucci Bergamini, e Borghesi. Posso dirti che in Veneto sicuramente, perché dove andavamo insomma si ricordavano da anni insomma il maestro Carlo, e quindi dico, è stata una bella esperienza, veramente bella. Abbiamo portato avanti comunque una parte di repertorio, come sai, della tradizione della Baiardi. Tradizione Baiardi, e sono molto felice, ho fatto una bellissima esperienza. Che ricordo hai di Carlo Baiardi, di Egisto, se ti hanno raccontato delle cose particolari che magari i nostri amici a casa non conoscono? Ma no, cose particolari di Riverio poi loro non li ho conosciuti, quindi... Non troppo, ecco, io mi ricordo, come anche avete potuto sentire, l'estrosità di questi pezzi, l'allegria, come dire, la leggerezza, ma non la leggerezza nella composizione, nella semplicità, dico. Leggerezza come sonorità, ecco. Molto freschi, molto... Una grande storia comunque. Esatto. Baiardi è uno di quei nomi Che rimarrà per sempre esatto. Nella storia della tradizione romagnola. Tu, Claudio, hai avuto occasione di conoscere il maestro Carlo? Ho conosciuto i fratelli Nanni, certo, qui, però non ho mai avuto la fortuna. Neanche Egisto, cioè, essendo mai... No, però poi nel avvicinarmi, quindi a guardare questi brani per farne omaggio, in effetti la cosa bella è che come Baiardi, come poi Casadei, tanti qui, ognuno aveva la sua particolarità e quindi è bello proprio, si differenziavano proprio nella scrittura. È quello che è venuto a mancare negli ultimi 20 anni, diciamo. Bravissimo. Che magari il pubblico una volta dice, vado ad ascoltare Bergamini, che va, Nicolucci, Borghese, Castellina... Mi hai tolto le parole di bocca, guarda, incredibile. Allora sono intelligente. Sì, bravissimo. No, perché visto che lei è una persona colta, intelligente, in questo momento sono stato più intelligente di lei, maestro Zanardo. Va bene. Allora, adesso torniamo invece sul palco, perché dopo poi, sai, nel nostro angolino del bar
della Balera Rubicone, dove c'erano... No, quest'anno ci hanno vietato qualsiasi... Anche l'acqua. Cioè, la novella è come i genovesi. No, la novella è diventata una genovese. No, è diventata una genovese. Proprio non offre niente a nessuno. È colpa della novella? Sì, sì. Ma io non lo so se è colpa sua. No. Ma neanche allungando 5 euro. No, niente proprio. Non è corrottibile. No, veramente. Onoriamo la te, un San Giovanni. Ma adesso vediamo, no. Adesso vediamo prima come ti comporti, un Claudio. Un pascito d'Albana fresco. Come dico, allora, Claudio, va bene. Torna dietro. Luca, torna dietro. Torniamo alla musica del maestro Carlo Bariardi. È il momento di un bellissimo brano, una bella polca, clarinetto indiavolato. Intanto diamo la possibilità ai ragazzi della New Dance Company, dei maestri Fabio e Stefania, di accomodarsi qua al centro della pista, perché è il momento di ballare. Renato, magari se vieni via da lì, così diamo la possibilità ai ragazzi di entrare in pista. No, niente, non c'è speranza, ragazzi. Ma non ti puoi spostare un pochettino? Ma ragazzi, venite avanti. Ah, c'è un Stefanelli in pista con la sua ballerina. Clarinetto indiavolato. Come va con la polca? Alla grande, eh? Ci siamo? Musica! Ma che bravi ragazzi! Ma l'applauso a Luca Calbuccio e il suo clarinetto! Bravi, bravi ragazzi! Bravo Stefanelli! Dopo voglio sapere poi i nomi di tutti, perché non me li sono fatti dire, amici, perché lo sapete voi da casa, io me li scordo dopo. Allora dopo, visto che quando ritorneremo
Nella seconda parte apriremo proprio il secondo blocco con Stefania e Fabio Stefanelli per così parlare un po' con loro, della loro scuola di ballo, di tutte le iniziative che hanno da qui, perché visto che sta partendo l'estate 2023 vogliamo sapere tante cose di questa grande scuola di ballo che porta in giro la tradizione ma soprattutto il ballo. Ci fa stare bene, poi noi quando vediamo i ballerini bravi così ci fanno stare veramente molto ma molto bene. Allora io rinvito Claudio e Luca a venire qua con me tenendo le mani a posto, ok. Allora noi dobbiamo ricordare intanto agli amici a casa, facciamo, eccolo là, vedi, lo vedete il numero di telefono per votare il brano preferito di questa quinta puntata dedicata a Carlo Baiardi. Qual è il numero? Non ti tiro da lontano. Non lo vedi? No, adesso no. No, ma tanto lo vedono a casa. Anch'io non lo vedo. Comunque facciamo i complimenti Zarando, a Luca. Dai i numeri, dai. Non è mica... Era bravo. Tosta quella posta. È stato veramente molto, ma molto bravo. È stato bravo. È geloso. Ma come mai dopo tanti anni che lavorate insieme? Il regista ci mancherebbe, cioè non ho capito. C'è tanta gente che fa il lavoro, c'è chi lo fa meglio, chi lo fa peggio, ma con questo non bisogna lodare chi lo fa bene, come Luca. Bravo. Allora amici, adesso noi ci fermiamo un attimino per un po' di pubblicità. Ritorneremo subito e apriremo la seconda parte con Stefania e Fabio Stefanelli, la grande scuola di ballo, la New Dance Company, che questa sera fa parte di questa bella puntata dedicata al maestro Carlo Baiardi. Allora, da Luca Calbucci e Claudio, ditelo voi, pubblicità, vai, dai, venite al centro, vai, mi sposto io. Sappiate che lui è molto bravo. Andate un po' più vicino, ecco lì, fermi, a due. Fermi lì. Andiamo alla due. Perfetto, a due. Come fai, come... A una. Contiamo, andiamo assieme almeno. Veloci perché la pubblicità. 1, 2, 3, pubblicità. Bravi. A tra poco! Trovati, seconda parte di questa quinta puntata Emozioni Tradizioni. Allora, ciao Novella. Ciao Luca. Ben ritrovata nella tua postazione che tieni benissimo, devo dire, sì, tutto ordinato. L'unica cosa che hai sentito che ho detto con Claudio, che non abbiamo niente quest'anno, perché ragazzi, ma anche la crisi, dillo Novella, scusa. Sì, certo, te l'ho già detto. Dobbiamo risparmiare. No, dai. Ma la gente beve solo l'acqua, ma esatto. Qui non c'è neanche quella, per cui... Dobbiamo risparmiare, ragazzi. Allora, noi siamo qua perché adesso vogliamo parlare con questa grande scuola di ballo, New Dance Club. Anzi, chiedo scusa perché prima ho sempre detto company, invece New Dance Club. Chiedo scusa ai maestri Fabio e Stefania, eccoli qua. Buonasera. Ciao a tutti. Ma... Che bella famiglia avete portato questa sera qua. Parto dalla Stefania, voglio fare il cavaliere Fabio, non ti offendere, ma parto da Stefania. Ma che bella famiglia ci avete portato, Stefania. Hai visto Luca, che spettacolo. Abbiamo portato il gruppo dei giovani, che sono quelli più carichi, giustamente. E sono tutti giovanissimi, ma veramente molto bravi. Esatto, poi volevo fare i complimenti a tutti, però visto che ci siamo lasciati con la polca, dove c'erano in pista vostro figlio Thomas e suor Nausicaa. ho detto bene, ragazzi? No. Perché ridete? Nausicaa, no? Sì. Ho detto bene. È inutile che dice di no, lei. Hanno detto sì, perché lei non vede, signorina, lei non vede l'ora che io sbagli i nomi, capito? Così ride. Ok. Io rido lo stesso. Perché Stefania, suor Nausicaa, qua i suoi compagni, i ballerini, vogliono che la chiami così? In realtà non lo so perché vogliono così, però bisogna rispettarli perché un motivo c'è sempre. C'è sempre. Lei Fabio sa qualcosa? No, io non so niente, l'ho scoperto oggi. Penso anche la Nausicaa l'abbia scoperto oggi. Allora, dai, Stefania, com'è questo 2023? Si è veramente ripartiti o ancora stiamo tentennando? Perché sappiamo che comunque vediamo che ancora la gente ha un po' di paura, entrare specialmente nei luoghi chiusi.
Sentivamo anche i vostri colleghi delle scuole di ballo, che anche loro hanno avuto questo problema, che specialmente avete fatto fatica a reinserire i giovani. I giovani è stato un po' più duro, anche per voi è stato esatto. così. In realtà è stato proprio così. Adesso vediamo un miglioramento, cioè la gente ha voglia di ripartire, è vero, ma non tutti. C'è ancora, forse non paura, però ci si è abituati a stare in casa e molte persone sono diventate un pochino più poltrone, insomma. Purtroppo ci è venuto a mancare, come dico io, il bacino dei giovani, dei bambini di 2 anni, perché per 2 anni siamo stati chiusi. Però insomma abbiamo visto un miglioramento, quest'anno abbiamo tanti ragazzini giovani, anche persone adulte nel collettivo, insomma stiamo ripartendo, via. Diciamo allora, che non ci vogliamo lamentare. Stefania, allora se qualcuno vuol venire da voi, dove vi trova? Allora ci trova nella nostra sede di Carpena, in via Querzoli 2J, praticamente lì ci siamo tutti i giorni. Poi il lunedì siamo anche nella nostra sede distaccata, che siamo a San Martino in strada, facciamo balli di gruppo, facciamo il folk per i bambini, folk per gli adulti. In più abbiamo anche un piccolo distaccamento a Ravenna, dove i nostri maestri fanno boogie e diciamo, portano avanti questa disciplina anche nel comune ravennate, non solo a Forlì, ma comunque nella nostra sede di Forlì facciamo boogie, caraibico, fruste, folk, balli per bambini, un po' di tutto insomma. Bene, io verrò a scuola di frusta. Sì, io invece ti ci vedo. Stefania, mi insegni? Allora, io sono la persona sbagliata perché io non so cioccare, però abbiamo dei bravi maestri, dei bravi ragazzi che ti possono insegnare, ma io ti ci vedrei più a fare twerk e reggaeton. Sì? Sì. Va io bene. Ti ci vedrai, Luca. Va bene, vi farò una video. Non so perché i ragazzi qua stanno ridendo, mi sa che è una cosa un po' troppo particolare che per gli anziani come me non va più bene. No, però... non sei anziano, sei giovane, ti vogliamo fare twerk e reggaeton insieme a noi. Allora Stefania, prima di dare la parola a Fabio, mi presenti questa bella famiglia. Partiamo qua, ragazzi, lo dico per Marco Bernabini, partiamo qua dalla mia sinistra. Vogliamo fargli un saluto e un applauso a questi splendidi ragazzi. Allora partiamo da Simone e Giorgia. Poi abbiamo Aldo e Mary. Wow! Cioè, non ho capito poi... perché questo ha la fortuna di avere 2 ballerine. No, cioè... guarda, anche quello. Voglio dire, che ragazze! Ah, hai capito, doppia ballerina. Visto, abbiamo Francesco con Emma e Emma. Ciao ragazzi, benvenuti anche a voi. Poi abbiamo Luca con Nicole e Rebecca. E qui Luca vorrei dire che non sono romagnoli. No? Questa è una postazione non romagnola. Sarebbe? Scusa. Vengono dall'Emilia questi ragazzi, ma amanti del folklore romagnolo. Dall'Emilia? Dove? Sì. Da dove? Fanno chi no? Da Scandiano. Scandiano? Modena. E Savoniero. Dove? Lontano. Vicino a Palagano. Vicino a Palagano. Oh, Palagano, esatto. Dove c'è la festa dei matti. Bravo! È vero, c'è la festa in agosto, che noi con l'Orchestra Bergamini abbiamo fatto tante volte, sì. La festa dei matti. Sì, sì, esatto. E poi c'è a giugno, a fine giugno, la sagra del ciaccio, fine giugno. Hai visto? E loro fanno chilometri e chilometri per venire a ballare il nostro popolo romagnolo. Poi abbiamo invece Leila con Filippo. Ciao ragazzi, benvenuti. E poi abbiamo un altro, Luca e Michela. Luca, bravo Luca, sei il meglio Luca. Allora, grazie Stefania per questa bella presentazione. Adesso vado da Fabio perché... il maestro, se no, dice, oh, io cosa faccio detto qua? Tutto lei. Anche perché parla sempre lui e lo lasciamo parlare. Ma infatti io parto sempre dalle damigelle, perché so che gli uomini vogliono parlare. Lei non dica niente, ok? No, perché ho visto già che voleva dire qualcosa. No, ma perché non è sempre così. Ci sono delle situazioni invece che è il contrario. È il contrario? Sì. Ah, ma infatti io stavo dicendo la stessa cosa. Novella, ha bevuto il vino di nascosto? No, guarda. Oh. Fabio, benvenuto. Eccomi qua, grazie. Allora, so che pochi giorni fa avete fatto una bellissima iniziativa, adesso non mi ricordo se è uno spettacolo o un saggio.
No, una gara. So che avete avuto un grande successo, sì, è stato bello. Una bella gara, eravamo al palazzetto dello sport di Villa Romiti, tanta gente finalmente, anche le nostre competizioni stanno cercando di ripartire, è difficile anche lì, perché come diceva Stefania... Anche in questo momento, cioè, anche proprio nelle gare, cioè, vedete questa paura di partecipazione? Ma sai, le gare sono poi... il risultato dei 2 anni che siamo rimasti fermi e per cui sono venuti a mancare gli nuovi ingressi, i principianti, e quindi dobbiamo dire grazie che ancora ci sono tanti ragazzi che hanno continuato a praticare questa disciplina a livello agonistico e adesso con la ripresa dei corsi speriamo che ne arrivino anche dei nuovi, però abbiamo perso 2 anni via, non c'è, bisogna dire così. Come vedi il mondo delle scuole di ballo, Fabio, in questo momento? In generale, mondo... proprio... Bella domanda. No, qui diciamo quello che è la verità, qui non si accettano scuse o bugie, qui dobbiamo dirci la verità. In questo momento, secondo me, purtroppo dopo un momento di crisi, ogni scuola di ballo sta cercando di tirare l'acqua verso il suo mulino, ma penso che sia poi una cosa anche che vada anche per le orchestre. Cioè non c'è unione. E il problema è che nessuno sta pensando a riempire il fiumiciattolo che porta l'acqua. E invece secondo me bisognerebbe cercare di collaborare un po' tutti, però capisco che non è facile perché in questi tempi prima si pensa per se stessi. Cioè questo Covid probabilmente ci ha insegnato a pensare molto prima a noi stessi che agli altri. Però secondo me col tempo si dovrebbe... Bisogna cambiare, aggiustare tutti. Infatti, posso dire una cosa, secondo me nelle scuole di ballo, visto considerato che ci sono tante divergenze perché praticamente vi siete rinnovati, però avete avete trascurato un po' il nostro liscio, cioè proprio il ballo tradizionale, perché si perde il contatto, i giovani oggigiorno non hanno il contatto, invece il ballo tradizionale, io lo dico perché ballavo da ragazzina, è bello perché ha il contatto umano, cioè ti tocchi in pratica, invece adesso con tutti questi balli caraibici e così... Anche col caraibico no, magari però, ti tocchi. No, però secondo me... Ecco, no. Quello potrebbe essere il mio ballo, si tocca molto. Abbastanza. Secondo me, quello potrebbe essere... A livello umano c'è il contatto, hai ragione. Adesso è una battuta, hai detto una cosa giustissima. Hai ragione con quello che dici. Logicamente la vita si è evoluta in tutti i settori, però secondo me la tradizione, era proprio il ballo tradizionale, valse, mazurka e polka, era quello che univa le persone. Infatti sono nati anche tanti matrimoni, anche tante unioni. Invece adesso ballano tutti separati. Guarda Stefania come è contenta. No, è vero, perché all'interno della nostra scuola abbiamo Aldo, che è il figlio del New Dance, perché i genitori sono conosciuti. Assolutamente. No, ma io ho capito quello che vuol dire Noella. Forse che c'è uno che viene per dire, non so, un turista che viene in Romagna, no? Viene a vedere queste famose serate del liscio, serate festival del liscio, poi si fanno 3 pezzi di liscio e 10 pezzi che non c'entra niente con il liscio. E molte scuole di ballo, vedo che comunque fanno i loro spettacoli, sì, fanno tradizione, ma la percentuale è sempre spostata su un'altra cosa. Se si va... I nostri no. Ma io non ho detto, hai capito... Però vedo che perché il liscio, siamo in Romagna. Noi spingiamo tanto per il folklore, poi con chi parli te lo so dire. Il discorso del contatto di Novella secondo me si è perso perché quando eravamo chiusi in casa tutti ci siamo attaccati ai social, soprattutto i ragazzi più giovani, e adesso diventa difficilissimo staccarli dai social. Questo è vero, sì, tantissimo difficile. Sono cambiate le abitudini. Adesso i bambini ballano sui social, non hai bisogno di andare a scuola di ballo, si balla sul social, quindi la scuola di ballo è andata in secondo piano e bisognerà cercare di riportargliela. Ne parlavo anche l'anno scorso, intanto io ti ringrazio per averci richiamato anche quest'anno. Le grandi scuole di ballo non possono mancare una trasmissione che posso parla garantire di tradizione. Essere testimone che l'anno scorso abbiamo avuto un successo enorme, guarda, pochi giorni fa
ancora mi hanno detto ti ho visto in televisione da Luca, ma ci devo ancora andare, ci devo andare, no, ma era l'anno scorso. Danno un sacco di repliche, quindi volevo ringraziare Teleromagna perché veramente sta dando un grande spazio a questa trasmissione. E c'è bisogno anche di questo, soprattutto per questi ragazzi, perché noi abbiamo portato tutti questi ragazzi oggi, perché c'è bisogno, soprattutto per loro, di far vedere, di dargli della visibilità, di portarli anche in situazioni importanti e per far vedere alla gente che il nostro poi non è un ballo da vecchi. No. Bravo. Non è un ballo da vecchi. La gente e deve qui ci ho l'applauso. Bravo. Hai detto una bella cosa. Bravo. Bravo Fabio. Perché se no finisce. Sì, esatto. Se no finisce, prima o poi finisce. Quindi allora ragazzi, mi raccomando, voi che siete giovani, dovete difendere questo nostro patrimonio, visto che adesso c'è in ballo anche questa cosa, patrimonio dell'UNESCO, cioè sarà difficile secondo me, perché ne parlano da tanto tempo, ma non si va al sodo. Però speriamo, perché forse noi romagnoli ce lo meritiamo, avere una cosa, riconosciuti in questa io cosa. Io ti posso qui garantire che all'estero dove si va col folklore romagnolo è apprezzatissimo, è sempre uno spettacolo portarlo sia dal ballo che alle fruste. Certo. E quindi sarebbe un bel riconoscimento, ci sarà da lottare perché qualcuno magari non sarà d'accordo, pure dopo tutti cominceranno a pretendere il riconoscimento anche le altre regioni, non lo so adesso. Certo. Allora, io intanto vi ringrazio perché poi, amici, Fabio e Stefania con i New Dance Club torneranno nella puntata che ricorderemo Germano Montefiore, l'abbiamo ricordato prima, dove torneranno anche Luca Calbucci e Claudio Zanardo e lì magari parleremo un po' di quello che è il progetto estate 2023, la vostra scuola, i vostri spettacoli, ne vogliamo parlare ampiamente. Intanto io vi regalo l'applauso e grazie a voi che siete tornati con questa splendida famiglia. Allora, prima di tornare sul palco con questi due grandi solisti, Luca Calbucci e Claudio Zanardo, voglio ricordarvi una cosa importante, perché anche quest'anno, in questa estate 2023, c'è questo Goodbye Tour, questo omaggio alla storia e alla musica dei Pooh. Visto che io, Paolo Rinaldini, Andrea Piva, Roberto Morganti, Andrea Giova, siamo pronti perché sabato 27 di maggio in piazza Castel Bolognese, nell'ambito della festa di Pentecoste a Castel Bolognese, arriverà appunto Goodbye 2023, dove vi racconteremo e vi faremo ascoltare le più belle canzoni dei Pooh, questa grande storia. E allora, visto che devo tornare sul palco dai grandi musicisti, prima vi ricordiamo quello che è il nostro spot, Goodbye 2023. Prego. Andrea Piva, Roberto Morganti, Andrea Giovagnoli, Paolo Rinaldini, Luca Bergamini. Goodbye, un tributo alla leggenda Pooh. Il sole è prossimo ormai, il vento corre con me. Cosa c'entro io con quella gente? Goodbye, il tour in tutte le feste e piazze d'Italia. Goodbye, in tutte le feste e piazze d'Italia. Ma chi fermerà? Dio delle ferme nessuno. Dio delle città e dell'immensità. Bravo. Allora, ricordatevi amici, 27 di maggio, prima data, tour 2000, è un sabato.
2023 in Piazza Castel Bolognese. Goodbye 2023, un omaggio alla storia e alla musica dei Pooh. Allora, adesso invece torniamo a parlare di questa grande storia, della grande musica del maestro Carlo Baiardi. Adesso arriva questo Arcobaleno sul Mar. È un valzer. Sì, ma conoscevi già questo brano? No. No. No, però ho avuto la maniera, come dicevo prima, me l'hai fatto ascoltare, che mi ha mandato anche gli ascolti, guarda. Ti devo dire che sono rimasto proprio positivamente sorpreso, perché comunque è un bel valzer. Scriveva bene, ma scriveva, sai, nonostante uno bene. Suoni da tanti anni, poi magari ci sono tante cose che rimangono lì poco sentite e sono belle sorprese riscoprire cose che in tanti anni che sai, suoni... La però... cosa bella che molti a casa che ci seguono, un complimento che ci fanno, è che dicono che mettiamo... all'ascolto dei brani che molti non conoscevano. Certo, e ma è bello, che comunque sono piaciuti. Sì, ma poi... Cioè che adesso magari, non so, vanno a sentire un'orchestra, magari sono capaci anche di richiedertelo. Perché è giusto fare ascoltare questo grande patrimonio di questi grandi compositori che hanno fatto la storia della musica romagnola. Tu con Baiardi, ma che nel tuo periodo, questo Arcobaleno sul Mar non l'ho mai suonato, anch'io l'ho scoperto poi in questi, preparandoci insomma per la trasmissione. È molto bello, molto bello. Ma lui, diciamo, mi ha sempre un po' stupito, perché diciamo, è vecchia maniera, insomma, in quegli anni là era veramente bravo, cioè aveva tecnica, aveva cuore. Poi era il suo suono. Cioè, noi che siamo venuti dopo, abbiamo potuto prendere un po', no? Dai vari maestri, dai vari stili, dai vari suoni anche. Lui no, lui si è creato il suo, dall'epoca, ma comunque se... Prima della guerra, diciamo, cioè non è... A memoria, nel senso che i grandi solisti che hanno fatto grande la nostra tradizione romagnola, ognuno di loro erano riconoscibili. Uno ascoltava e dicevano, questo è Tugnazzi, questo è Argelli, questo è Bergamini, questo è Orfeo Gulmanelli, questo è Nicolucci, questo è Baiardi. Infatti dicevano sempre, mi ricordo quando ho avuto il piacere di conoscere il maestro Enrico Muccioli, tutti dicevano che lui ha sempre avuto questo stile alla Baiardi. È vero. C'era chi aveva lo stile alla Nicolucci e c'era chi aveva lo stile alla Baiardi. Esattamente. Con questo modo di trattare. Allora, adesso, ragazzi, andiamo sul palco. Bene. È il tuo momento. Va bene, è il tuo momento. Prego, Luca. È la tua volta. Allora, i ballerini ci sono in pista. Siamo pronti per tornare a ballare, ma soprattutto ascoltare la grande tradizione del maestro Carlo Baiardi, questo Arcobaleno sul Mar. Musica.
spettacolo. Complimenti alla New Dance Club dei maestri Stefani e Fabio Stefanelli e complimenti e l'applauso a Claudio Zanardo, questo arcobaleno sul mar. Allora, mentre ci prepariamo al prossimo brano, questa Giuliana, intanto magari invito già le coppie di ballerini a prepararsi. Venite, venite ragazze, tranquilli. Allora, è il momento di tornare ancora a questa grande musica del maestro Carlo Baiardi. Qui ritroveremo insieme il sax di Claudio Zanardo e il clarinetto di Luca Calbucci. Insieme ai miei ragazzi ci balliamo questa Giuliana. Musica! Spettacolo, complimenti alla New Dance Club, a questi splendidi ragazzi e l'applauso per Luca Calbucci e Claudio Zanardo, complimenti ragazzi, che bella musica e che bella serata, questa quinta puntata veramente ha una bellissima energia. Allora io volevo ricordarvi il numero di telefono, mi raccomando, il nostro numero WhatsApp per votare il brano preferito di questa serata dedicata al maestro Carlo Baiardi. Allora, adesso invece è il momento di omaggiare, salutare quella che è l'agenzia che da 30 anni propone musica e organizza spettacoli, e sto parlando dell'agenzia Leardi. Prego. Agenzia Leardi, una realtà che da 30 anni opera a fianco di musicisti, gestori e organizzatori di sagre. La musica è vita e noi vogliamo viverla. Voi, Agenzia Leardi. E complimenti come sempre all'Agenzia Leardi di Marina e Renzo Leardini. Volevo ricordarvi una cosa importante, non so se avete notato nel vostro teleschermo che c'è un bollino rosso.
quello è il bollino per rivedere tutte le puntate. Se voi spingete nel telecomando il pulsantino rosso che avete nel telecomando, si aprirà un'applicazione. Naturalmente questo è per chi ha il televisore ultima generazione, chi è collegato a internet. Potete, con il menu che si aprirà spingendo sul telecomando il bottoncino rosso, si aprirà questa bella cosa che voi potete rivedere tutto quello che accade in Emozione e Tradizione. Potete rivedere tutte le puntate, la potete rivedere anche dall'inizio. Questa è una bella novità di Teleromagna. Facciamo un applauso a tutto lo staff. HBB TV, questa bellissima novità. Allora, adesso noi ci fermiamo per un attimino, rilassatevi, perché so che molti a casa hanno spostato divano, sedie, tavoli, perché stanno ballando insieme a noi. Torniamo tra pochissimo, adesso un piccinin di pubblicità e poi torniamo per la terza e ultima parte di questa quinta puntata dedicata al maestro Carlo Baiardi. A tra poco. Eccoci, siamo ritornati amici, terza e ultima parte di questa quinta puntata dedicata al maestro Carlo Baiardi. Siamo tornati qua da Novella, ben ritrovata, ma siamo soprattutto in compagnia dei nostri due grandi solisti di questa sera, cioè Luca Calbucci e Claudio Zanardo. Ragazzi, ben ritrovati. Buonasera. Ben ritrovati anche per questa seconda edizione di Emozioni e Tradizioni. Allora Claudio, come stai? Bene. Bene, molto bene, perché poi dopo, sai, adesso praticamente fra un po' andrò in pensione. Ma dai. Quindi diciamo che me sto gongolando, mi sto proprio... Poi non è che uno smette di suonare, però sai, hai questo pensiero bello, positivo, tranquillo, dici tanto quel che ho fatto ormai ho fatto, hai capito? E la vivi bene, proprio tranquilla, ti fai le tue belle rotonde, anzi le ripeti anche due o tre volte, proprio perché non arrivare troppo in fretta... Sto bene. Beh, adesso parte gli scherzi, però gli amici cominciano magari a dire come Zanardo smette? No, tu continui a fare quello che ami fare, sì. Logicamente con più tranquillità. Le mie puntatine, i miei ospitali, esatto. Le mie cose. Se ti va vai, se non ti va bravo, ti riposi. Bravo. Pensare che avevo programmato dei grandi reunion a Zanardo in cui io facevo la sua parte. Beh, tu adesso aspetti un altro po'. Memoria a Zanardo. Quando io passerò a miglior vita, tu sai che detieni il fatto di poter fare memoria. Andando in pensione, vado a fare memoria a Zanardo. Anche se è vivo. Prima vado in pensione, poi dopo un po' di tempo. Passerò a miglior vita. Avevo già 7-8 date. Voi due non cambiate mai. Voi due non cambiate mai. Siete come il gatto e la volpe. Ti devo dire la verità. Forse invecchiando poi si diventa anche più morbidi in tutti i sensi. Cioè, quindi c'è il rilassamento dei muscoli. Si diventa tutti più morbidi. Però diciamo che nei riguardi di Luca c'è un'affezione particolare da sempre. Quindi, sì, vi volete molto bene. Poi, comunque siete una bella coppia. Come lui sopporta i miei difetti, io sopporto i suoi, cioè quando si vuole bene una persona... C'è complicità. Complicità e difetti non ci sono più, non esistono. Beh, certo, è bello. E allora, però è sempre un piacere ritrovarmi con lui, scherzare, prenderci in giro. Condivido. C'è qualche progetto, Claudio, in questo momento? Stai pensando di fare qualcosa, a parte di andare in pensione. No, sto preparando alcune cose, branettini, solito... diciamo volume che viene fuori con un po' di tutto, brani, hai capito, remix, un po' di tutto, insomma, cose so che è molto richiesto dalle parti, soprattutto in Sicilia, da quelle parti lì, e allora un po' di cosettine, ma giusto per non stare a fermarsi proprio del tutto. Certo. Però. E il maestro Tiziano come sta? Tiziano, il grande Tiziano. Sta benissimo, ha avuto un piccolo passaggio, sai, anche la Nicoletta, anzi colgo la sconsegnazione per proprio mandargli un bacio grande. Anzi, facciamo un applauso a Nicoletta Tiziano. Ha passato indenne tutti i suoi guai, quindi per piacere, ritornerà tra poco, quindi bene, sono molto contento, anche Tiziano è molto contento, quindi
noi ci facciamo le nostre cosettine nel bolognese, modenese, capito, Reggio Emilia, bene così. Oh, ricordiamo naturalmente che tu, Claudio, insieme a Luca tornerete per omaggiare musica e la storia di Germano Montefiori. Bene, questa è una bella. Dove te sei veramente il protagonista. Nel tuo mondo, sei nel tuo mondo. No, diciamo che ecco, soprattutto fin da piccolino ho avuto una grande affezione per quello che è Germano Montefiori, ma soprattutto per lo spirito. Io ho sempre concepito il sassofono come uno strumento dove puoi divertirti e far divertire. È proprio, secondo me, lo strumento più adatto. Vedi che puoi emulare, fare il verso degli animali, delle risate. È lo strumento, il contrario. È uno strumento gioioso. Sì, gioioso, gioioso. E Germano era quello che proprio esprimeva il massimo proprio della sua gioia. Massimo della gioia col suo strumento. Sì, sì, assolutamente. Ma avremo modo di parlare di questa grande puntata dove Luca e Claudio torneranno. Allora, invece, Luca. Allora, noi possiamo dire, Claudio, che Luca è un freelance a disposizione della musica. Chi? Lui? Luca. Sì, in questo sì. Perché adesso non ha una dimora fissa, io usavo una ma lui più forte. Ha scelto di avere un lavoro sicuro e in più, quando lo chiamano, va. Beh, allora. Si presta alla musica. Allora, diciamo che, parlavate della pandemia, a un certo punto, giustamente, laddove ha trovato, diciamo, il famoso posto fisso, come diceva che io voglio fare il posto fisso. Benissimo. Ha fatto benissimo, perché non si sapeva dove si andava e cosa si andava giusto, incontro, e cose così. E quindi poi si rende disponibile, diciamo, io uso una parola un po' più forte per giudicare, cioè, diciamo, è un po' un prostituto. Un prostituto, diciamo, della musica, no. Prostituto, però, ma lui te lo dice con affetto. Sì, con affetto. Ma infatti, però non vado con tutti, Mettiamo in chiaro, hai capito? Questo ti è venuto fuori bene, però non va con te. No, adesso Luca, torniamo seri, stiamo scherzando. Sì, scherzando. No, però hai capito, io, quando lui mi dice, guarda che vai subito, prendi, mi raccomando, tieni il tuo lavoro e poi per spazio per andare a suonare ci Maestro Zanardo, sempre. Comunque devo parlare con Luca, cioè, no, perché lei continua a parlare. Vabbè, scusa. Luca, scusalo, ma tanto ormai lo conosci. No, adesso, a parte gli scherzi, tu hai pensato a un certo punto, nel periodo più brutto della musica, certo, dove noi ne facciamo parte, la musica da ballo, sì. Hai avuto l'occasione di avere una sicurezza economica, perché ha un lavoro che ti tiene impegnato, però diciamo che in cuor tuo la musica è sempre al primo posto. Assolutamente, quando puoi, quando puoi. Sì. La vivo in maniera forse ancora più felice perché, diciamo, scelgo le varie situazioni, scelgo anche orchestre, anche gruppi. Sì, non so è perché, che... perché ultimamente mi dici, no, non posso, c'è un impegno. Cerco di... perché si vede che te sei passato di... in quella parte di situazioni che non ha piacere di andare. Dici? Come sono andato, Luca? Dici? Non ci avevo pensato. No, sono proprio un tonto. Assolutamente no. Ecco, la vivo in maniera più serena e felice perché, ecco, scelgo io, poi insomma con gli amici si dà sempre una mano molto volentieri, si fa sacrificio assolutamente, anche di stare sulla mattina e quello che è, insomma. Però la sto vivendo molto bene in questo periodo. Mi ricordo che tu avevi una situazione tua. Ma così, fra le varie cose, sì, anche io, anche da solo, nei vari circoli, che, insomma, posti amici, non sapete, troppo grandi. Ma Luca è anche un cantante, E che cantante? Insomma, dai. Certo. Fa delle imitazioni di Julio Iglesias che... Vai Luca. Beh. Dai. Attenzione, primo piano per Luca Calbucci. Ero già partito, però non è che uno... No. Ci vuole anche la situazione. La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio. Basta. Fine. No, anche perché non posso ridere. No, dopo. Perché giustamente dici, se volete vedere nelle la prestazione... Bravo. Così. E richiederlo, perché non è che uno arriva e fa le cose così. Allora, Luca, voglio chiudere con te, nel senso magari di fare, visto che hai fatto parte della famiglia Baiardi, sì. Se vuoi fare un saluto particolare, se hai un aneddoto particolare che ti ricordi, un racconto che ti hanno fatto del maestro Carlo Baiardi, di Egisto, se ce lo vuoi raccontare, ma e poi allora, torniamo sul palco perché vogliamo tornare alla grande musica di Carlo Baiardi. Ma in realtà io ho vissuto più, come ti dicevo, il momento un po' più moderno, quindi grandi aneddoti, poi non avendo vissuto proprio quel periodo lì specifico sui palchi, nei pullman, sai,
grandi aneddoti alla fine del maestro Carlo D'Egisto. Non so, andavate nelle feste, Luca, specialmente come dicevi tu in Veneto, dove Baiardi era veramente unito, non so, qualche fan che ti ha raccontato qualche storia particolare. No, guarda, guarda, già abbiamo avuto un'esperienza di Gino Paoli a Sanremo. No, va bene. Ah, beh, no, diciamo nel senso, quel livello lì. No, vabbè, a parte gli scherzi, no, io diciamo ho vissuto più il periodo un po' più del moderno, diciamo così, pur mantenendo la tradizione del liscio. Grandi aneddoti proprio da raccontare sul maestro Carlo e D'Egisto, diciamo che no, sentivo parlare, ecco, però niente, rimane la loro non grande, sai niente, dai. Rimane la loro grande musica. Zanardo va subito al trio, Zanardo va subito al trio. Però ci tengo veramente a risolvere, sì, come ho fatto prima, Giorgio Nanni e Augusto Nanni, che diciamo hanno guidato il gruppo per molti anni. Li voglio salutare con un abbraccio. Grazie, sì, facciamo un bel applauso. Allora, Claudio, Luca, io intanto vi dico grazie, poi noi ci ritroveremo tra qualche puntata appunto per ricordare la tradizione di Germano Montefiori. Adesso noi, mentre torniamo sul palco, vogliamo ricordarvi quella che è la grande tradizione Bergamini. Prego. Ieri, Franco Bergamini, vera tradizione. Oggi, Luca Bergamini, pura emozione. Luca Bergamini, energia, ballo, passione, divertimento assicurato, emozione pura. Questa notte non finirà mai. Luca Bergamini, uno spettacolo indimenticabile. Siamo tornati sul palco per il momento dedicato alla grande musica del maestro Carlo Baiardi. Vediamo tutti pronti, Luca Calbucci, Claudio Zanardo, i miei ragazzi, i ragazzi della scuola New Dance Club di Stefani e Fabio Stefanelli. Siamo pronti e allora possiamo dire musica.
Bravi ragazzi, New Dance Club, Luca Calbucci e Claudio Zanardo, bravi, 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 veramente. Io volevo ricordarvi, prima di tornare alla musica e soprattutto prima di tornare all'ultimo brano di questa serata dedicata al maestro Carlo Baiardi, volevo ricordarvi che venerdì prossimo saremo qui con la storia e la tradizione di Fiorenzo Tassinari. Mi raccomando, avremo con noi le sirene danzanti di Sandra e Mirko Ermetti per quello che riguarda il ballo e avremo Marco Tagliavini e Gabriele Zaccherini sul palco. L'omaggio alla tradizione Fiorenzo Tassinari, però ricordiamolo bene, è la parentesi che Fiorenzo faceva parte delle giovani ali dorate. Abbiamo proprio preso quel periodo lì, quando Fiorenzo era in questa bellissima formazione organizzata e creata dal maestro Luciano Gabrici, e vi faremo ascoltare proprio i brani dedicati al periodo delle giovani ali dorate. Ma noi adesso vogliamo tornare alla musica, senza però dimenticarci di votare. Ragazzi, a casa, avete il telefonino? Perché stiamo ascoltando dei grandi successi, e sono i successi della tradizione del maestro Carlo Baiardi. Allora, invito intanto la prossima coppia di ballerini a entrare in pista, perché adesso ritorniamo con la bella musica, ritorniamo con Claudio Zanardo, Luca Calbucci, i ballerini della New Dance Club di Stefania e Fabio Stefanelli, con questa Mix Italia. Siamo pronti, ragazzi? Musica! Che bravi, che bravi. Miss Italia, la grande tradizione del maestro Carlo Baiardi.
Complimenti ai ragazzi del New Dance Club di Stefania e Fabio Stefanelli, questa grande scuola, ma l'applauso lo voglio sentire anche per Luca Calbucci e Claudio Zonardo. Bravi, bravi, bravi ragazzi, bravi. Allora, venite qua con me. Intanto voglio dire ai maestri di portare qua tutti i suoi ragazzi. Venite qua tutti con me, Novella, visto che siamo arrivati alla fine di questa quinta puntata di Emozioni e Tradizioni, venite con calma, tranquilli ragazzi, perché vogliamo fare un finale, visto che siamo una famiglia numerosa. Allora, Novella, dov'è la mia novellina? Spero la novella, Claudio. Dove sei, novellina? Novellina, eccola. Allora, qui. Prima di tutto, visto che sono microfonati, ciao. Stefania, vieni qua vicino a noi, vieni qua. Grazie Stefania. Grazie a voi. Grazie Fabio. Grazie a voi. Grazie ragazzi, veramente complimenti. Bravi. Bravi, sì. Bravi e professionali. Gli avete proprio insegnato le regole giuste, specialmente la professionalità va al primo posto, poi lo sbaglio ci può stare, una sgambata in più, una sgambata in meno, come noi, una notte in più, una notte in meno. Però quando c'è professionalità, siete precisi, siete arrivati, tutti belli, precisini, bravi. Grazie. Complimenti, grazie. Complimenti. Grazie. Allora, naturalmente con voi avremo la possibilità di rivederci per questa puntata dedicata a Germano Montefiori e l'applauso però per questi due grandi solisti, Luca Calbucci e Claudio Zonardo. Grazie. Grazie. Grazie Luca. Grazie. Grazie Claudio. Grazie Novella. Grazie Luca. Grazie a questi qua dietro ragazzi, che sono veramente straordinari. I miei musicisti, Andrea Piva alla batteria, Paolo Rinaldini al basso, il maestro Lombini Massimiliano alla tromba, il maestro Roberto Morganti alle tastiere e Andrea Giova alla chitarra. Bravi ragazzi, bravi. Grazie a tutto lo staff, a Alf, a Renato, a Luca, a Ivo Poggi alla regia audio, a Marco Bernabini alla regia video. Grazie a Teleromagna, Publisole e Orosel. Veramente grazie a tutti voi, soprattutto che ci seguite ogni venerdì con grande affetto, perché dobbiamo dirlo, è da fine ottobre che voi tutti i venerdì siete davanti ai teleschermi sul canale 14 Teleromagna per seguire tutte le cose che abbiamo fatto, da Degni di Nota, Musica della Nostra Vita. E adesso, per chiudere questa stagione 2022-2023, Emozioni e Tradizioni. Allora, noi ci vediamo venerdì con la puntata dedicata a Fiorenzo Tassinari, Le giovani ali dorate, dirette dal maestro Luciano Gabrici, con Le sirene danzanti di Sandro e Mirko Ermeti, con Marco Tagliavini e Gabriele Zaccherini. Da Luca, Novella e tutta questa grande famiglia, ci vediamo venerdì, ore 21, Emozioni, Tradizioni. Buonanotte. Te, io
insieme a te se ne andremo.